Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. Oggi proviamo qualche cosa di nuovo, sia come rasoio, sia come sapone dopo barba. Il rasoio è quello che avete visto, che io ovviamente mi sono fatto tirare dall'amico Luca che l'ha acquistato per primo, il Rex Ambassador. Rasoio americano regolabile. Io spero che questo autofocus ve lo faccia vedere nella sua, eccolo qua, regolabile. E con 6 livelli di regolazione, regolazione micrometrica, quindi non a scatti. Un rasoio di grande prestigio, perché è un rasoio di acciaio, se non erro, adesso vado a memoria, 319 L. Che insomma l'acciaio è uno degli acciai più importanti. Vedete la piastra nel retro del rasoio. Adesso io spero di riuscire a farvi vedere qualcosa perché con la scritta Made in USA Rex. Questo è un rasoio importante, dicevamo, è un rasoio che ricorda come progetto. Un rasoio che noi avevamo già utilizzato, che è il vecchio Gibbs, nonché il suo equivalente nella persona, cioè il progetto è molto simile, quindi testa che si con copri lametta e testa del rasoio integrata al manico e vite per avvitare il copri lametta nella base. Rasoio di acciaio, quindi rasoio di grande qualità, di grande valore, insomma, importante. Ed è un regolabile. Produzione americana, appunto, dicevamo. Io ho acquistato questo rasoio in un negozio online che mi ha omaggiato, è stata una sorpresa, di un sapone, che allora dico proviamolo, cioè anche per ringraziarli, insomma. Tanto loro neanche sapevano che faccio i video, quindi sono dei gentili a prescindere, cioè non c'era probabilmente niente di interessato. Questo qua è il sapone, spero che si veda, all'Assenzio Fougère, Absenta Fougère, penso che sia l'Assenzio Fougère, spagnolo, Bo Marzo, prodotto da Messer Tremonia. Ecco, vedete qua la scritta. E un sapone duro, come potete vedere, è un sapone duro, eccolo qua. E quindi va montato da sapone duro, insomma. Quindi va tolto dalla sua confezione e è montato. Lametta, io ho scelto per questa occasione una 7 o'clock della Gillette. Quindi lametta super edge, efficace, tagliente, insomma, per provare un regolabile, voglio una lametta molto performante. Quindi iniziamo subito la rasatura, armando il rasoio. Armiamo il rasoio. Ecco qua. La nostra 7 o'clock. La andiamo a inserire disciplinatamente nella testa, nel coprilametta, e poi andiamo a far combaciare da tutte le parti del rasoio e a serrarlo con il pomello posteriore. Eccolo qua. Per regolarlo e previsto un puntino rosso come nel gips. Il pelo facciamolo, c'è cioè un test, quindi facciamo un test ai vari livelli, facciamo il pelo al massimo, questo non va mai 2 giorni, quindi niente di che. Facciamo la 6, esposizione 6, importante, ma secondo me gestibile. Come pennello, visto che è un sapone duro, ho voluto utilizzare il pennello della
extracosmesi, dono d'Acinielli, che acquistai qualche, già un anno fa, credo, di più. Maiale Tasso, eccolo qua, extracosmesi. Maiale Tasso, è un misto di maiale Tasso messo a bagno nella ciotola. Nella ciotola. Allora, come lo montiamo? Io direi di montarlo direttamente in ciotola, cioè nel senso di prendere il sapone. È una delle tante possibilità, perché si può anche montare in viso, si può anche metterlo nella ciotola e mettere un po' d'acqua calda sopra il sapone. Adesso faccio un tipo di montaggio che ho in mente, però magari è sbagliato. Perché non ho un contenitore adatto a questo tipo di sapone. Ci vorrebbe un recipiente più piccolo, probabilmente. Oppure usarlo come stick. Mettiamo un po' d'acqua in modo da andare a. Purtroppo non si riesce a vedere comunque. Da andare a lavorare sul sapone. Io spero che funzioni perché stiamo veramente improvvisando e non. Intanto lavoriamo sul sapone, cioè facciamo sì che l'acqua calda, molto calda in questo caso, vada a scavare un po' il sapone, ammorbidirlo, ecco, diciamo così. Pennello che ha queste setole abbastanza rigide, tasso maiale, proviamo a vedere come si comporta. Aspettiamo un minuto, neanche. Già passato. E andiamo. Chiaramente il sapone si muove nella ciotola, ma è normale, ma noi dobbiamo limitarne il movimento. Ecco che però monta. Condizioni non ideali, però. Il sapone mostra subito un'attitudine al montaggio impressionante per essere un sapone duro. Allora io a questo punto farei un'altra cosa. Per preservarlo, lo toglierei e avendo già montato parecchia crema, io lo risciacquo rapidissimamente, anche se molti lo sconsigliano con acqua fredda. Buono. E lo ripongo. A questo punto procedo col montaggio vero e proprio di quello che ho prelevato. Che vedete che già così, senza aggiunta di acqua, non è poco. Aggiungiamo l'acqua per fare un montaggio un po' più consistente. E vedete che subito questo fougère assenza, penso che sia quello, absinthe fougère, monta incredibilmente. Ecco il risultato, no? Notevole. È un esperimento, io potevo mettermelo come stick, ho pensato tante cose, non avevo il contenitore giusto. Adesso mi esce a condiso. E vado a utilizzare questo po' di crema. Sì, ecco, la nota dell'assenzio è molto evidente.
montaggio incredibilmente produttivo. Questo marzo. Ausenta Fugè. Tanto ripongo il sapone che adesso si è, nel frattempo asciugato, lo ripongo nella sua confezione. Eccolo. Allora, abbiamo detto 6. Proviamo a vedere. Allora, evidentemente la lama si sente. Evidentemente. È esposta, ma è gestibile. Non è come ad esempio il Mercur Progress alla massima estensione, che è una lama molto molto importante, molto più esposta. È esposta ma è gestibile. Non da sottovalutare, però. Mercur Futura 6 è un po' difficile per i principianti e per chi non ha magari una mano particolarmente allenata. Questo è più gestibile, anche se l'efficacia del Mercur Futura effettivamente è alta. Per non parlare del Vision. Il pelo è andato e devo dire che con una bei 2 giorni ha fatto via praticamente tutto, nemmeno aspettavo. Infatti ho messo a 6 per provarlo e per confermare le impressioni che avevo avuto la prima volta, cioè il fatto che sia un rasoio gestibile, allo stesso tempo efficace, per essere un regolabile chiaramente. Adesso il pelo obliquo lo facciamo a 3. Sciacquiamo il viso. Insaponata. E andiamo di obliquo. Beh, la differenza è evidente, di aggressività.
Da 6 a 3 c'è un mondo. Tanto che il comfort della mano aumenta tantissimo. Bell'obliquo, tappiamo il rasoio, ecco qua. E l'obliquo, anche questo è andato. Facciamo un contropelo e in questo caso usciamo il viso intanto. Lo facciamo a uno. Contropelo lo facciamo a uno. Ecco, vedete che la confidenza del 3 mi ha fatto commettere invece un errore, un red point. Piccolo, ma questo è tipico di quando si prende troppa confidenza con un rasoio. Capitale errore, il red point. Un passaggio troppo avventuroso, magari. Ed ecco che il tagliettino, anche se questo è irrilevante, però va ammesso. Tenete presente che quando incappate nei red point come questo, vedete, dovete considerarli degli errori normali, ma non preoccuparvi, a chiunque capitano. Ci si lascia prendere nella confidenza. E magari scappa la mano. Dov'è che dovete preoccuparvi? Vedete, non questa cosa, rovina qua. Quando invece insorgono delle irritazioni. Perché l'irritazione è sintomo di una cattiva tecnica. Il red point è un errore del momento, cioè come inciampare, no? Quindi l'irritazione è da evitare. Acqua fresca, sciacquiamo il viso. Intanto a parlarvi di queste cose qua, mi ha detto che il contropelo è stato agevole a uno, no, praticamente la lama non si sente praticamente.
Bene, quindi questo piccolo red point è un errore. Un'irritazione invece è un, cioè un inciampo, no? Un'irritazione invece è un errore di tecnica. Cosa facciamo come, cosa mettiamo come domanda? Mettiamo Epsilon. Epsilon che è molto simile, molto molto simile, almeno al mio odorato, al vecchio Floyd Blue. Lo ricorda anche nel colore, d'altronde. Tanti nostalgici del Floyd Blue in Epsilon possono trovare un prodotto che soddisfi le loro esigenze. Questo formato piccolo, che l'ho preso per andare via in viaggio. Blu Mediterranean, vedete? Aftershave. Molto classico. Barberia anni 70, anche questo. Eccoci qua. Allora, mentre puliamo gli strumenti del mestiere, facciamo un attimo un commentino, no? Allora, partiamo stavolta dal pennello. Il pennello, questo qua, è un Exora Cosmesi, quindi non è un acinello. Maiale e tasso. E beh, è un compromesso che comunque soddisfa, perché garantisce da un lato la morbidezza del tasso, ma dall'altro anche la consistenza del maiale. Per montare i saponi duri è ottimo. È un ciuffo importante, adesso non so se sia 26, penso potrebbe essere 26. E gli inglesi lo chiamano backbone, a me piace non usare termini inglesi, ma non so come si dica in italiano, una sensazione sulla pelle, un po' pungente, ma è un pungente che a me, ad esempio, piace. Ad alcuni potrebbe non piacere. A me, ad esempio, piace. Quindi, ottimo pennello, questo misto maiale tasso. Dopo barba, facciamo un po' un giro matto, cioè Epsilon, ricorda molto, ma molto, molto da vicino, adesso ve lo prendo, che ce l'ho qua, il Floyd Blue. Lo ricorda, io, proprio uguale no, però un po' lo ricorda. Insomma, potrebbe essere un'alternativa, diciamo così, a chi cerca il Floyd Blue, che ormai è fuori mercato, si trova cifre assurde. Questo Epsilon è comunque altrettanto apprezzabile. Sapone duro, Bomarzo, io non so sinceramente neanche se, non ho guardato se lo vendo, insomma, perché mi è stato mandato con il rasoio. Penso di sì, insomma. Absenta Fougère, ottima la resa, c'è cioè un sapone duro che monta così bene, così facilmente, io difficilmente ne ho trovati, ne ho, ma non sono tanti. Ottima la resa, ottima la protezione e ottimo anche il post. Lascia la pelle comunque morbida. Quindi comunque un sapone che, eccolo qua che l'ho rimesso a posto, è un sapone che insomma prodotto da Messer Tremonia, quindi Dortmund. È un sapone che vale la pena, insomma, di essere utilizzato. Mi è piaciuto. Grazie che me l'hanno mandato a correre dal rasoio. E passiamo al protagonista, ovviamente, a questo punto, al rasoio. Rasoio, che dire? Economico non è, tanto per essere chiaro. Su questo non ci sono dubbi, sto pulendo, l'acqua scorre per uno più. Economico non è. Però fa parte di quei rasoi che, insomma, di quelle produzioni contemporanee. Adesso faccio una cosa che ho tolto la metta, la metto via, che
vogliono, insomma, come dire, riscoprire prodotti di qualità, di altissima qualità, per la natura tradizionale. Qui stiamo parlando di un acciaio di grande livello, stiamo parlando di un prodotto lavorato a mano, cioè rifinito a mano, con macchine di precisione. Si vedono anche certi segni di lavorazione, se uno guarda, si dice ricavato dal pieno, no? Si vedono i segni di lavorazione. Vale la pena, ma dipende cosa uno cerca. Per gli appassionati, per i collezionisti, sicuramente sì. Un regolabile assolutamente gestibile, fin troppo. D'altronde mi ha dato quella confidenza a tre che mi ha causato questo, che adesso non c'è nemmeno più, però un errorino. E ricorda, come dicevo, molto da vicino il vecchio Gips. Il vecchio Person, mi pare Precision si chiamasse, credo, eh? Come modo di, come tecnica di regolabile. Molto efficace, molto aggressivo se vogliamo, a 6, gestibile comunque nello stesso tempo, a 3 dà una confidenza importante, a 1 rade, ma insomma quasi delicatamente. Quindi c'è tutto in questo. Rex Ambassador della Rex, appunto, sì, eccolo qua. Made in USA. E va bene, buona domenica e buona barba a tutti e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti.